Un saluto a tutti e ben ritrovati a un nuovo video riguardante gli esercizi sullo studio della crescenza e decrescenza di una funzione. Questa volta tratti, come avete visto dalla breve sigla iniziale, dal testo intitolato Corso Base Blu 2.0 di matematica del quint'anno del liceo scientifico, degli autori Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi, della casa editrice Zanichelli. Ho scelto come prima funzione questa, naturalmente andiamo a fare qualche esercizio, i più interessanti, non li facciamo tutti, visto che ne abbiamo già fatti tanti, già parecchi video riguardanti questi esercizi, tratti dall'altro libro, Il Lamberti me ne è un anni, quindi andiamo a fare qualche esercizio di qui, cominciando con lo studiare la crescenza e decrescenza di questa funzione, y uguale 4 sen quadro x. Allora, in questo caso io personalmente, quindi non come fa il testo che invece preferisce non studiare nel periodo di pi con la positività della derivata prima di questa funzione, io cosa faccio? Per studiare la positività della derivata prima di questa funzione, visto che la funzione è una funzione periodica, il seno è una funzione periodica per definizione di periodo 0 di pi, la studierò nel periodo 0 di pi. Vi farò vedere però la soluzione corrisponde a quella del libro, sostanzialmente uguale con i 2 k pi greco aggiunti, quindi studiandola ogni volta in ogni 2 k pi greco periodo, con k intero evidentemente. Ora, la funzione è ovunque continua e derivabile, è una funzione che non presenta discontinuità, quindi occorre semplicemente scrivere qui in alto l'espressione della derivata prima, che andiamo a calcolare andando a trasportare, andando il 4 resta fuori, e deriviamo questo seno di x elevato al quadrato, la cui derivata è la derivata di un f di x alla n, che ricordo essere, solamente il 4 rimane, 2n f di x che rimane alla n-1, quindi sen x, per la derivata del sen x che è cos x. Ricordo che la derivata di f di x alla n è n f di x alla n-1 per f' è cos x. Ricordo che però 2 sen x cos x per la nota formula di duplicazione vale il seno di 2x, e quindi 4 seno di 2x è l'espressione più corretta e più veloce della derivata prima, anche perché poi adesso, come al solito, dopo aver determinato l'insieme di definizione che è tutto R, in questo caso tutto il periodo 0 di pi greco, dopo aver calcolato la derivata, come terzo step bisogna porre, per studiare la crescente di una funzione, la derivata prima maggiore di 0. Sempre la stessa cosa. 4 è una costante positiva, quindi studiare la positività di questa funzione si riconduce a studiare la positività di questa funzione, seno di 2x, che è come se fosse in x, dove al posto di x abbiamo 2x. Ricordo che il seno è positivo qui, ovvero nel primo e nel secondo quadrante, quindi da 0 a pi greco, se consideriamo l'intervallo 0 di pi greco. Quindi se volessimo scriverlo senza nell'intervallo, solamente concentrandoci sull'intervallo, sul periodo 0 di pi greco, avremo che il seno di 2x è positivo quando 2x è compreso fra 0 e pi greco. Naturalmente f' sarà negativa quando 2x è compresa fra pi greco e 2 pi greco. E visto che abbiamo 2x, ma noi vogliamo x, dividendo per 2 sia qui che nella seconda, abbiamo che f' di x è positiva quando x è compresa fra 0 mezzi, quindi 0, e pi greco mezzi. Anche qui, dividendo tutto quanto per 2, f' è negativa quando x è compreso fra pi greco mezzi e 2 pi greco mezzi, quindi pi greco. Ricordo che dire che f' è positivo significa dire che f è crescente, quindi f cresce. Dire che f' è negativo significa dire che f decresce. Per quanto mi riguarda, questo è il risultato. Naturalmente voi direte, ma nel testo non è così. No, nel testo non è così, perché nel testo naturalmente non si concentra, nel testo vuole farci le cose difficili. Poi, una parentesi di qualche secondo, poi ci stupiamo che quando si passa dalla scuola all'università c'è questo abisso. Beh ragazzi, ma per forza, ma che cosa studiamo a fare? Cosa mettiamo a fare i 2 k pi greco qua? Domanda. Vabbè. Poi tra l'altro notiamo come qui, a differenza del testo, vedete, il Bergamini, quel qua concordo con lui, non mi mette le uguaglianze di, in questo caso, vedete, dei valori in cui si annulla la nostra derivata prima. Vedete come... Insomma, ogni libro ha le sue paturnie, così che lo posso chiamare, però ecco, questo è giusto, questo intervallo di crescenza e decrescenza, ma se volessimo seguire evidentemente non un solo periodo, ma in generale diremo che la f' di x è positiva, quindi f cresce. Naturalmente
da x compreso fra 0 più 2k pi greco, quindi sarebbe 2x compreso fra 0 più 2k pi greco e naturalmente pi greco più, naturalmente questo è pi greco mezzi, era 2x compreso fra 0 e pi greco, quindi x compreso fra 0 e pi greco mezzi, ho dimenticato di mettere dividere per 2. Qui invece, naturalmente, aggiungendo il 2k pi greco, abbiamo così, invece f decresce quando 2x è compreso fra che cosa? Beh, fra pi greco più 2k pi greco e 2 pi greco più 2k pi greco. Anche qui, dividendo tutto quanto per 2, qui mi ero dimenticato il pi greco mezzi, naturalmente chiedo scusa, evidentemente avete capito, se ho cancellato o diviso per 2, 0 mezzi è pi greco di 2 e pi greco mezzi. Qui otteniamo la stessa cosa, vedete che se io qui cancello questo e metto sostanzialmente, divido per 2 tutto quanto, ottengo che la f' è positivo, che poi vuol dire f è crescente, che significa f' maggiore di 0 quando x è compreso fra 0 più 2k pi greco, sarebbe 2k pi greco diviso 2 e k pi greco, x compreso fra k pi greco e pi greco mezzi più k pi greco. Stesso discorso sotto, f è decrescente, che poi è la stessa cosa, significa f' minore di 0 quando x è compreso fra pi greco mezzi, evidentemente, più k pi greco, perché se divido per 2, 2k pi greco diviso 2 diventa k pi greco, è naturalmente pi greco più k pi greco. Questo è il risultato che trovate nel libro e in effetti è assolutamente comprensibile. Se avessimo fatto, avessimo studiato, ripeto, la positività della funzione da derivata prima, cioè crescente e decrescenza, nell'intervallo di 2 pi greco, avremmo messo x compreso fra 0 e pi greco mezzi, x compreso fra pi greco mezzi e pi greco. Andiamo a studiare da questo punto un'altra funzione, sempre trigonometrica. Una parentesi per chi segue il canale in maniera molto assidua, nella partita del prossimo anno, quindi a partire dal mese di settembre-ottobre, quindi quando iniziano le scuole, del 2014, quindi anno, visto che magari siamo nel 2015-2016, chi segue adesso, ma a partire dai primi del 2014, dall'inizio dell'anno cosiddetto accademico, anno scolastico, inizieremo tutto un argomento riguardante la trigonometria, pertanto ci dedicheremo interamente a lungo percorso riguardante la trigonometria, che è un argomento fatto sia in terza che soprattutto in quarta liceo, ma naturalmente è utile anche per chi frequenta l'università. Andiamo a studiare la positività della derivata prima di questa funzione, ovvero crescente e decrescente di questa funzione cos quadro meno cos x. Anche qui, se io volessi studiare evidentemente la funzione nel solo intervallo 0 2 pi greco, in quanto il coseno è una funzione periodica come il seno di periodo 0 2 pi greco, direi che la funzione è sempre continua e derivabile in questo periodo, quindi diciamo anche definita in tutto R, insomma, senza la presenza di alcun punto di singolare, punto di discontinuità, deriviamo la nostra funzione andando a fare la derivata di una somma algebrica pari alla somma algebrica delle derivate. Derivata di cos quadro è la derivata di un coseno di x al quadrato, quindi 2 coseno x alla 2 meno 1 per la derivata di cos x che è meno sin x, meno la derivata di cos x che è meno sin x, ovvero otteniamo 1 meno 2 sin x cos x meno per meno più sin x. Ecco la nostra derivata prima, che andiamo a porre opportunamente maggiore di 0, meno 2 sin x cos x più sin x. Come vedete, in questo caso dice, ma perché non hai trasformato 2 sin x cos x come prima? Perché qui io posso raccogliere il fattore comune, visto che devo discutere una disequazione, basta che pongo, in questo caso posso scrivere sin x che moltiplica 1 meno 2 cos x maggiore di 0. Quindi ho trasformato lo studio di questa disequazione in uno studio di una disequazione prodotto, che si risolve ponendo sin x positivo e 1 meno 2 cos x positivo. Allora, sin x è positivo l'abbiamo fatto prima, sempre nel primo e secondo quadrante, quindi se lo volessimo fare senza 2k pi greco, sin x è positivo per x compreso fra 0 e pi greco nel periodo, ripeto, 0 2 pi greco, va benissimo, è corretto farlo, nessuno vi dovrebbe dire niente. Quando qualcuno vi dica qualcosa, venite da me e ditemelo, perché io avrò cura di bacchettare colui che dica qualcosa a voi studenti.
1 meno 2 cosine x è positivo quando 2 cosine x meno 1 è negativo, quindi quando 2 cos x è minore di 1, ovvero cos x minore di 1 mezzo. Vediamo quando il cos x è minore di 1 mezzo. Per risolvere le equazioni trigonometriche di questo tipo, facili, dobbiamo conoscere molto bene i valori della circonferenza goniometrica, in questo caso dei pi greco terzi e dei pi greco sesti. In questo caso ricordiamo che il coseno assume il valore 1 mezzo a 60 gradi, ovvero a pi greco terzi. Dobbiamo conoscere bene i valori in corrispondenza a tutti quanti i radianti di questa circonferenza goniometrica. Ricordo che ci sta chiedendo dov'è che il coseno assume valori più piccoli di 1 mezzo. A pi greco sesti, cioè che è qui, a 30 gradi, il coseno assume valori pari a radice di 3 su 2, quindi maggiori. A 0 vale 1, quindi andando in verso antiorario, verso di percorrenza che facciamo della circonferenza goniometrica, a partire da pi greco terzi, sicuramente arrivato qui già abbiamo assunto valori minori di 1 mezzo, in quanto a pi greco mezzi il coseno vale 0. Non solo, ma qui abbiamo un 2 pi greco terzi nel quale il coseno addirittura assume valori negativi, quindi continuiamo a avere un coseno con valori sicuramente più piccoli di 1 mezzo, così come qui, perché il coseno a pi greco arrivati qui vale meno 1, quindi sicuramente abbiamo valori più piccoli di 1 mezzo. Non solo, arrivati a questo valore qui che è un 4 pi greco terzi nel terzo quadrante, continua il coseno a avere valori negativi, quindi sicuramente più piccoli di 1 mezzo. Qui avrà a 3 pi greco mezzi un valore pari a 0, fino ad arrivare qui dove qui abbiamo un valore di angolo pari ai radianti a 5 pi greco terzi. Ecco, diciamo che in questo intervallo il coseno assume valori maggiori di 1 mezzo, perché qui vale esattamente 1 mezzo, poi qui a 11 pi greco sesti varrà nuovamente radice di 3 su 2, a 0 varrà 1 e così via. Quindi solo questo piccolo intervallo assume valori più grandi di 1 mezzo. In tutta questa parte qui il coseno assume valori più piccoli di 1 mezzo, e quindi il coseno di x è minore di 1 mezzo per x compreso da pi greco terzi e 5 pi greco terzi, non ci sono dubbi. Ed è basta conoscere i valori. Faremo bene questa trigonometria, vedete che dopo che l'avremo fatta tutto vi sarà più chiaro, ma comunque credo che molti di voi già conoscano. Eccolo qua, vedete che non sto utilizzando i 2k pi greco, visto che mi sto mantenendo nel periodo 0,2 pi greco. Pertanto abbiamo studiato due fattori maggiori di 0, visto che questa qui è una disequazione prodotto, andiamo a riportare tutto quanto nel grafico segni. In questo caso naturalmente abbiamo, visto che stiamo in riferimento al periodo 0,2 pi greco, 0, poi abbiamo sicuramente un pi greco terzi, poi abbiamo un qua abbiamo pi greco, visto che è chiamato in caso pi greco, poi abbiamo un qua avremo un 4 pi greco terzi fino ad arrivare a 5 pi greco terzi, poi alla fine naturalmente finisce il periodo, qua abbiamo un 2 pi greco. Allora, se l'x è positivo da 0 pi greco, quindi ecco qua che mettiamo il continuo, qua il tratteggio naturalmente finisce qui e siamo nell'intervallo 0,2 pi greco. Poi il coseno di x è minore di 1 mezzo quando x è compreso, ripeto, fra pi greco terzi e 5 pi greco terzi. Allora lo rappresentiamo così, passiamo gli intervalli ed ecco che abbiamo i nostri risultati della crescenza e decrescenza di una funzione più per meno meno, più per più più, meno per più meno, meno per meno più. Funzione decresce qui, cresce qui, decresce qui e cresce qui. Quindi possiamo dire che la funzione cresce da pi greco terzi a pi greco e da 5 pi greco terzi a 2 pi greco, decresce da 0 pi greco terzi da pi greco a 5 pi greco terzi nell'intervallo 0,2 pi greco. Se volessimo scrivere, naturalmente basterà aggiungere in questo caso 2k pi greco. Quindi se guardate il risultato del libro, otteniamo che la f primo, ovvero la f cresce, ovvero la f primo è positiva, comunque preso x appartenente all'intervallo 0 più 2k pi greco, quindi 2k pi greco pi greco terzi più 2k pi greco unito, cresce anche qui, unito con l'intervallo 5 pi greco terzi più 2k pi greco, 2 pi greco più 2k pi greco, decresce invece scrivendolo con 2k pi greco, comunque preso x appartenente all'intervallo, dunque qua c'è un errore, ho sbagliato, ce l'ho davanti ma lo scrivo male. Allora, naturalmente la f cresce qui e qui, cresce in questo intervallo qui 5 pi greco terzi più 2k pi greco, 2 pi greco più 2k pi greco, e cresce naturalmente
comunque preso x appartenente all'intervallo pi greco terzi più 2k pi greco più 2k pi greco, io ho scritto invece il contrario, invece decresce da 0 a pi greco terzi, quindi 0 più 2k pi greco che è 2k pi greco terzi più 2k pi greco unito, decresce qui, naturalmente sbaglio, ce l'ho davanti ma sbaglio, per dirvi come non è facile dire e scrivere le cose giuste, ma mi correggo, decresce da pi greco più 2k pi greco a 5 terzi pi greco, 5 pi greco terzi più 2k pi greco. Francamente non lo ritengo necessario, visto che bastava semplicemente, ecco qui, nell'intervallo, nel periodo 0,2 pi greco, ecco la crescenza e decrescenza di questa funzione qui. Andiamo avanti con altri esercizi. Dunque, studiamo la crescenza e decrescenza di questa funzione, sempre tratta dal libro dal quale stiamo, a quale stiamo traendo gentilmente gli esercizi. Gentilmente, il libro è mio, quindi non è che qualcuno mi sta facendo un favore. Logaritmo ln, in questo caso il Bergamini, il telefono Barotti ci indica il logaritmo naturale come ln di x più 3 fratto x meno 5. L'argomento evidentemente si può mettere tra parentesi così, in modo tale da capire che x più 3 fratto x meno 5 è proprio l'argomento del nostro logaritmo. Prima di tutto, come al solito, campo di distanza che non è evidentemente tutti reali, in quanto dobbiamo porre x più 3, l'argomento del nostro logaritmo, strettamente maggiore di 0, e poi per la verità nel nostro insieme di definizione anche x meno 5 diverso da 0, per fare le cose precisamente, ma in realtà andare a porre poi x meno 5 maggiore di 0, il denominatore maggiore di 0, stiamo anche dicendo che x meno 5 non può essere uguale a 0, quindi in realtà questo si scrive come prassi, ma poi viene mangiato dall'x meno 5 maggiore di 0. Allora x più 3 è maggiore di 0 quando x evidentemente è strettamente maggiore di meno 3, x meno 5 è maggiore di 0 quando x è maggiore di 5, il che significa che se qui abbiamo un meno 3 e qui abbiamo un 5, x maggiore di meno 3, eccolo qua, che lo rappresentiamo, x maggiore di 5, eccolo qua, che lo rappresentiamo così, meno per meno, più per meno, più per più. Ci interessa vedere dove quella frazione è positiva agli esterni, agli estremi, ma già la sapevamo chiaramente, quindi la soluzione, quindi anche il dominio della funzione è, insieme di definizione, è meno infinito meno 3, 5 più infinito. Sul dominio non mi soffermo, ragazzi, perché comunque abbiamo fatto tante volte. Quindi la funzione è sempre continua da meno infinito a meno 3 unione da 5 a più infinito. Ora meno 3 da sinistra e 5 da destra sono punti di discontinuità, punti singolari, quindi anche punti di non derivabilità. Attenzione, scriviamo qui a fianco l'espressione della nostra derivata prima, che per essere calcolata ha bisogno, ha bisogno di andare a applicare la derivata del logaritmo di f, che ricordo è 1 su f, quindi 1 su x più 3 fratto x meno 5, per la derivata di questo rapporto, cioè per la derivata per f', ovvero derivata di x più 3 fratto x meno 5, nella quale dobbiamo mettere il denominatore x meno 5 al quadrato, derivare il numeratore che è x più 3, la cui derivata è notoriamente 1 per x meno 5 non derivato, meno aperta tonda x più 3. Perché? Beh, perché 1, la derivata del secondo, è x meno 5, quindi meno 1 per x più 3. Andiamo a scrivere qui cosa viene. Allora f' viene, allora 1 su x più 3 su x meno 5 si ribalta e diventa un x meno 5 diviso x più 3, ribaltato. Qui abbiamo un x meno 5 al quadrato, che quindi si può semplificare il quadrato con questo x meno 5. Qui se facciamo i conti viene 1 per xx meno 1 per x meno x meno x si annullano, 1 per meno 5 fa meno 5, meno 5 meno 3 è un meno 8. Quindi otteniamo in pratica un meno 8 diviso un prodotto al denominatore fra x più 3 ed x meno 5. Ora andiamo a porre, calcolata la derivata prima, la y' maggiore di 0 per studiare appunto gli intervalli. Allora, il numeratore è maggiore di 0 quando meno 8 è positivo, ma meno 8 è assurdo dire che è positivo, è negativo sempre, quindi è positivo assolutamente mai, per nessun valore di x appartenente reale. Quel prodotto, x più 3 per x meno 5, che poi se andiamo a moltiplicare otteniamo un trinomio di secondo grado maggiore di 0, è verificato per valori esterni, che sono, non a caso, il dominio. Quindi x più 3 per x meno 5 è positivo quando x è minore di meno 3 unito con x maggiore di 5, ma è inutile considerarlo in quanto già è il nostro dominio. Quindi, in pratica, la derivata prima è sempre negativa nel suo dominio, quindi in pratica risulta che la funzione è sempre decrescente da meno infinito a meno 3
da 5 a più infinito, sempre decrescente, non è mai crescente in nessuna parte dell'intervallo di definizione della funzione. Andiamo a vederne un altro, ancora con logaritmo. Sarebbe interessante vedere questa, per esempio. Abbiamo un altro ln di x quadro meno 5x più 6, che tra parentesi, per la regola del trinomio particolare notevole x quadro meno 5x più 6, si può scrivere anche come logaritmo. Questo lo possiamo usare magari per eventuali non so, nostre cose che poi dobbiamo fare. Possiamo lasciare x quadro meno 5x più 6, lo possiamo scrivere anche un x meno 3 per x meno 2, dove x meno 3 per x meno 2 è come dire x quadro meno 5x più 6 è l'argomento del nostro logaritmo. Ricordo che meno 3 meno 2 è proprio meno 5, il coefficiente che moltiplica x, meno 3 per meno 2 è proprio più 6, termine noto nel nostro trinomio di secondo grado. A questo punto andiamo a porre l'argomento maggiore di 0 per calcolare il dominio di definizione, l'insieme di definizione è una equazione di secondo grado verificata per valori esterni, e non a caso 3 e 2 sono le due radici, quindi x minore di 2 unito con x maggiore di 3, e di conseguenza x minore di 2 e x maggiore di 3 è il dominio di questa funzione, quindi l'insieme di definizione di questa funzione è: funzione è ovunque continua da meno infinito a 2, unione da 3 a più infinito. Evidentemente sarà funzione non è definita fra 2 e 3, dove in effetti x quadro meno 5 x più 6 è negativo, cosa che non può valere. Tra l'altro 2 da sinistra e 3 da destra sono punti di discontinuità di seconda specie, punti di infinito che mi vanno a creare uno 0 all'argomento del mio logaritmo. Andiamo dunque a scrivere la derivata prima. Qui la derivata prima è la derivata di logaritmo di f di x, 1 fratto f di x, x quadro meno 5x più 6, per f primo, ovvero la derivata di x quadro meno 5x più 6, che è 2x meno 5. E quindi 2x meno 5 diviso x quadro meno 5x più 6 rappresenta l'espressione della mia derivata prima della funzione, che andrò a porre maggiore di 0. Attenzione che però, anche in questo caso, andando a porre la derivata prima maggiore di 0, devo fare numeratore maggiore di 0 e denominatore maggiore di 0. Il denominatore è positivo quando x è minore di 2 e x maggiore di 3, quindi è come se fosse positivo sempre nel dominio, perché viene di nuovo x minore di 2 e x maggiore di 3. Quindi, come prima, è inutile studiare il denominatore maggiore di 0, ma ci interessa solamente studiare dov'è che il numeratore è maggiore di 0, quando i 2x meno 5 è maggiore di 0, x maggiore di 5 mezzi. Attenzione che 5 mezzi è un valore compreso fra 2 e 3, perché 5 mezzi è 2,5, è stato tra 2 e 3. Quindi ricordo che se qui c'è 2 e qui c'è 3, tra 2 e 3 c'è questo 5 mezzi, x maggiore di 5 mezzi è, lo rappresento così, ma tenete conto che qui in mezzo la funzione non esiste, cioè non c'è dominio, quindi qui abbiamo un meno, qua abbiamo un più, significa che la f decresce da meno infinito a 2, cresce da 3 a più infinito. Eccolo qui il nostro studio della crescente e decrescente. Ne facciamo ancora un altro di esercizio, ne cerchiamo un altro con logaritmo. Chiedo scusa, interessante è questo qui, per esempio ln della radice quadrata di 1 meno x quadro. Benissimo, dominio di definizione, allora lo chiamiamo E. Poniamo radice di 1 meno x quadro strettamente maggiore di 0, perché argomento del logaritmo, 1 meno x quadro maggiore o uguale di 0, perché radicando di una radice quadrata. Attenzione poi anche, radice di 1 meno x quadro non deve essere solo positivo, ma deve anche essere diversa da 0, perché non ci deve essere un logaritmo di 0. Ora, la radice è positiva sempre, 1 meno x quadro sotto radice è diverso da 0 quando 1 meno x quadro è diverso da 0, quindi x diverso da più o meno 1. Naturalmente 1 meno x quadro è maggiore o uguale a 0 quando x quadro meno 1 è minore o uguale a 0, cambiando i segni cambia anche il verso, quindi x compreso fra meno 1 e 1, ma mettendo insieme tutto si trova che x compreso fra meno 1 e 1 con meno 1, attenzione non inclusi perché mi vanno a creare uno 0 dentro la radice, quindi uno 0 all'argomento, è il nostro campo di esistenza. Meno 1, 1 con meno 1 da, attenzione, da destra e 1 da sinistra, valori, attenzione, valori di discontinuità di seconda specie, punti singolari, punti di infinito, quindi è l'intervallo di definizione è questo.
occhio, M1 e 1 non sono inclusi. Ypsilon primo, vediamo chi è, andiamo a calcolarla qui, logaritmo di F, lo ricordo, è 1 su F, quindi 1 su radice di 1 meno x quadro, per la derivata della radice di 1 meno x quadro, che è la derivata della radice di F, che ricordo è 1 su 2 radice di F, per la derivata di F, 1 meno x quadro, la derivata è meno 2x, 2 e 2 se ne vanno, il meno passa a monte, passa qui, se moltiplico le due radici, la radice di 1 meno x quadro è la radice di 1 meno x quadro, è la radice di 1 meno x quadro al quadrato, quindi è un x al numeratore che rimane fratto 1 meno x quadro, perché le radici si sono al quadrato, se ne sono andate col quadrato. Eccola lì la mia derivata facile che vado a porre, evidentemente maggiore di 0. Anche in questo caso, nell'andare a porre il denominatore maggiore di 0, ovvero 1 meno x quadro maggiore di 0, ovvero x quadro meno 1 minore di 0, ottengo nuovamente x compreso fra meno 1 e 1. Quindi è inutile farlo, perché x compreso fra meno 1 è proprio il dominio, quindi sarebbe come se fosse tutti x appartenenti a E. Meno x è positivo quando x è negativo. Attenzione che 0 invece stavolta è nell'intervallo meno 1 e 1, in quanto a sinistra di meno 1 questa volta non c'è funzione, a destra di 1 non c'è funzione. 0 qui, x minore di 0, più, meno, eccolo qui, cresce tra meno 1 e 0 la funzione, decresce da 0 a 1. Ecco la soluzione del nostro esercizio. Andiamo a vedere qualche altro esercizio ancora. Proseguiamo con qualche esercizio ancora di quelli un po' più, diciamo, tosti, elaborati nell'ultima parte del testo. Andiamo a vedere questo, che è ln di e alla x più 1 fratto e alla x meno 1, chiedo scusa, ho scritto male, ln di e alla x meno 1 fratto e alla x più 1, dove e alla x meno 1 fratto e alla x più 1 evidentemente è l'argomento del nostro logaritmo naturale. Bene, anche in questo caso prima di tutto dobbiamo calcolare l'insieme di definizione, e per farlo, visto che dovremmo porre intanto e alla x più 1 diverso da 0, ma e alla x più 1 è la somma di due quantità per definizione sempre positive, quindi è sempre positivo, quindi l'unica cosa da fare è porre l'argomento del nostro logaritmo maggiore di 0. Ma visto che alla x più 1 è una quantità sempre maggiore di 0, sempre diversa da 0, perché non si annulla mai, porre maggiore di 0 questo significa porre maggiore di 0 il solo numeratore, e alla x meno 1 maggiore di 0, ovvero e alla x maggiore di 1, ovvero e alla x maggiore di e alla 0, ovvero risolvendo l'equazione degli esponenti, x maggiore di 0, e quindi 0 più infinito, con 0 attenzione escluso, perché includendolo ci andremo a creare uno 0 all'argomento del logaritmo, il campo di distanza è 0 più infinito, campo di distanza di questa funzione. Andiamo a derivarla e poi a porla maggiore di 0. Ypsilon primo vale logaritmo di f è 1 su f, quindi 1 su e alla x meno 1 diviso e alla x più 1, per la derivata di questo rapporto, che è alla x meno 1 fratto alla x più 1. Come al solito, poniamo e alla x più 1 al quadrato, deriviamo il primo, derivata di alla x meno 1 è derivata di alla x meno derivata di 1, la di 1 è 0, la di alla x è alla x, moltiplica e alla x più 1 non derivato, meno, attenzione, derivata di alla x più 1 è sempre alla x, per e alla x meno 1 non derivato. Allora qui me lo lasciate fare, se mi consentite, si ribalta e questo diventa un e alla x più 1 fratto e alla x meno 1, e come vedete, come è accaduto prima, e alla x più 1 qui se ne va e si semplifica con 1 di 2 alla x più 1 che sta qui. Qui cosa facciamo? Raccogliamo qui a un fattore comune un e alla x e rimane un e alla x più 1, attenzione ai segni, meno, questo meno fa cambiare i segni a questi due, quindi è un meno e alla x meno meno 1 e un meno e alla x più 1, tutto diviso e alla x meno 1 per e alla x più 1, prodotto di e alla x meno 1 per e alla x più 1, che tra l'altro è un a meno b per una più b, si potrebbe scrivere come a alla 2x meno 1, però potremmo scriverlo così, e in effetti lo scriveremo così, è un a meno b per una più b, quindi a al quadrato e alla x al quadrato meno alla 2x meno 1 al quadrato e meno 1, qui è alla x meno x se ne vanno, 1 più 1 2, avremo in pratica un 2 alla x diviso un e alla 2x meno 1, che è il prodotto di alla x meno 1 per alla x più 1. Andiamo a porre a questo punto quella facile derivata maggiore di 0, non so per quale motivo l'esponenziale spaventa sempre, ma l'esponenziale è una funzione molto semplice, numeratore è maggiore di 0 quando
2 alla x è maggiore di 0. 2 è una costante, alla x per definizione è sempre positivo, tutti x appartenenti al reale. Denominatore maggiore di 0, e alla 2x meno 1 è maggiore di 0 quando e alla 2x è maggiore di 1, ovvero maggiore di e alla 0. Risolvendo l'equazione degli esponenti, visto che parliamo di e, numero di Nepero, numero maggiore di 1, 2,71, 2 alla x, 2x è maggiore di 0 quando x è maggiore di 0. Ma x maggiore di 0 non è altro che il dominio di definizione di questa funzione. Quindi notiamo che la funzione derivata, la derivata prima è sempre positiva, quindi vuol dire che la funzione è sempre crescente in 0 più infinito. Vediamone ancora un altro e poi passiamo magari a fare qualche esercizio con i moduli, con i valori assoluti che abbiamo già visto anche nel precedente video. Ecco, vedrei questo per esempio: è elevato radice quadrata di x meno 2 fratto 3 meno x. Interessante anche questo. Dominio di definizione: dobbiamo porre il radicando di quella radice x meno 2 su 3 meno x maggiore o uguale di 0, non solo intersecato con un 3 meno x diverso da 0, perché è denominatore di quell'esponente. 3 meno x diverso da 0 quando x è diverso da 3. Quindi questo implica che quando andiamo a porre il numeratore e il denominatore, il denominatore lo porremo solamente maggiore e non maggiore o uguale. Il numeratore è maggiore di 0 quando x è maggiore o uguale di 2, 3 meno x è maggiore di 0 quando x meno 3 è minore di 0, quindi quando x è minore di 3. Andiamo a fare il prodotto dei segni: qua abbiamo un 2, qua abbiamo un 3, x minore di 3, eccolo qui, x maggiore o uguale di 2, eccolo qua, attenzione, 2 incluso, 3 no, meno, più, meno. Ci ha chiesto di vedere dove quella frazione è positiva, quindi anche quello è il dominio. 2, 3 è il nostro insieme di definizione, 2 incluso, 3 no. Quindi abbiamo che il nostro insieme di definizione vale 2, ripeto, incluso, 3 da sinistra no, perché 3 da sinistra è un punto di discontinuità, attenzione, un punto singolare per quella funzione. Andiamo a calcolare la derivata prima, qui scriviamo l'espressione, qui la calcoliamo in maniera operativa. La derivata di e alla radice di x meno 2 su 3 meno x è del tipo derivata di e alla f, che ricordo è e alla f, quindi e elevato alla radice di x meno 2 su 3 meno x per f primo, ovvero la derivata di quella radice di f di x, che ricordo è 1 su 2 radice di f di x, quindi 1 su 2 radice di x meno 2 su 3 meno x, per arrivare a quel rapporto x meno 2 su 3 meno x, che consiste nel, che implica il mettere il denominatore 3 meno x al quadrato e derivare derivata di x meno 2, che è 1 per 3 meno x non derivato, meno derivata di 3 meno x è meno 1 per meno della regola 1 per x meno 2. Allora, qui abbiamo che e elevato a radice di x meno 2 su 3 meno x, già lo possiamo mettere che sta lì, nessuno ce lo potrà togliere e nessuno ce lo tocca. Qui apriamo una bella grafa e scriveremo la derivata. Qui notiamo che, quindi l'e non lo sto mettendo, quindi qui sarebbe questo e elevato, ma non lo metto. Per, qua possiamo scrivere radice di x meno 2 fratto 3 meno x, si può scrivere come radice di x meno 2 fratto radice di 3 meno x. Quindi qui diventa un radice di 3 meno x che passa sopra, su 2 radice di x meno 2 che è rimasto sotto. Qui abbiamo un 3 meno x elevato al quadrato, che adesso si potrà andare a combinare con quel 3 meno x alla 1 mezzo. 1 per 3 meno x è 3 meno x, 1 per x meno 2 è x meno 2, meno x su x se ne vanno, rimane un 3 meno 2 1, quindi rimane un 1 fratto 3 meno x. Quindi quello che in pratica rimane è che 3 meno x alla 1 mezzo meno 2 è 1 mezzo meno 4 mezzi, quindi 3 meno x alla meno 3 mezzi, quindi 1 su radice quadrata, due volte, qua abbiamo già un radice di x meno 2, un radice di x meno 2 che moltiplica questo 3 meno x al cubo. Ripeto, questo 3 meno x è 1 su 3 meno x alla 3 mezzi, che vuol dire 1 su radice quadrata di 3 meno x al cubo, che per la regola del prodotto per le radici moltiplicato per la radice di x meno 2 diventa un'unica radice di x meno 2 per 3 meno x al cubo. Questa è la nostra derivata, che vedete però, possiamo subito vederlo, io lo vedo subito, non so se lo vedete voi, è positiva sempre in quel dominio, perché è evidente che la nostra derivata è positiva sempre in quel dominio, naturalmente però dove il 2 va assolutamente escluso questa volta. Quindi la f cresce, comunque preso x appartenente all'intervallo 2, 3. Attenzione che 2 è un punto di non disabilità, perché è un punto singolare che annulla la
che mi crea uno zero al denominatore di quella derivata. Perché questo? L'esponenziale è sempre positivo. 1 è una costante positiva, 2 è positiva, radice quadrata è sempre positiva, quindi funzione sempre positiva, derivata prima, sempre positiva, quindi funzione sempre crescente, nel dominio 2 escluso, 3 escluso. Andiamo a vedere gli ultimi esercizi.